i rapporti etico-sociali nella Costituzione. Prima di entrare nella parte della Costituzione che riguarda i rapporti etico-sociali, ricordo come nei primi 12 articoli la Costituzione traccia dei principi fondamentali, a partire dalla Repubblica, non più quindi monarchia, e poi allo Stato democratico, alla sovranità del popolo, al lavoro come funzione sociale, all'uguaglianza e via dicendo. Dopodiché traccia la prima parte con i rapporti personali e quindi le libertà, soprattutto libertà personale, libertà di manifestazione del pensiero. Attenzione sempre, non libertà di pensiero, ma libertà di manifestazione del pensiero, cioè libertà di espressione. Il pensiero e la sua formazione fanno parte di un altro nucleo, fanno parte di un nucleo che forse la Costituzione e magari anche da qualsiasi norma è difficile dare regolamentazione, per poi proseguire fino all'inizio con l'articolo 29 dei rapporti etico-sociali. In questo settore la Costituzione tratta di tre tipologie di situazioni. Da un lato, prima di tutto la famiglia, che è indicata nell'articolo 29, la scuola, che è l'altro grande momento di aggregazione, e infine tratta la salute come diritto inviolabile della persona. L'articolo 29 è quello nel quale la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Sembra una piccola contraddizione che il matrimonio sia qualcosa di naturale. È tutto da discutere. Certamente uno dei punti fondanti della Costituzione, del pensiero che è maturato nella seconda metà del Novecento e che ha provocato dei indiscutibili effetti benefici. Tuttavia è da dire che non necessariamente matrimonio e natura si coniugano in modo assoluto e perfetto. Tanto che negli stessi anni successivi del Novecento si è arrivato alla definizione legislativa del divorzio. Nulla togliendo alla famiglia e nulla togliendo soprattutto alla filiazione. Il matrimonio, secondo la Costituzione, è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. E è un'uguaglianza che naturalmente viene a scardinare il regime precedente dove tale non era, e quindi si pone come una novità, si è posta come una novità da quegli anni, una novità che non è più tale perché essendo ormai passati 70-80 anni dalla Costituzione abbiamo maturato un'idea diversa, grazie al cielo abbiamo maturato un'idea diversa dell'uguaglianza dei coniugi. L'articolo successivo, cioè l'articolo 30, è quello che riguarda i figli. I genitori hanno il dovere e hanno anche il diritto. Attenzione alle antitesi, che antitesi non sono, perché sono due coniugi, proprio parlando del matrimonio, questi termini. Dovere da una parte di mantenere, istruire, educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, bellissima questa ultima osservazione, e anche dovere. È dovere del genitore dare al figlio l'indicazione, l'istruzione, la cultura, perché poi il figlio possa esprimersi nel modo migliore. E il passaggio successivo ci porta, per non perdere molto tempo, alla salute come diritto fondamentale, alla salute come diritto fondamentale impostato dalla Repubblica, non solo come diritto dell'individuo, ma attenzione, l'articolo della Costituzione indica anche interesse della collettività. Un po' come se dover stare bene di salute sia un interesse di tutti e non solo del singolo. Da qui nascono tutta una serie di norme che non riguardano soltanto la persona e l'individuo, ma riguardano la persona nel suo contesto sociale. Il star bene della persona in quel suo contesto sociale ha effetti benefici per tutti
quelli che lo circondano e per tutto il tessuto sociale in generale. L'articolo 34 è quello nel quale è in modo molto preciso stabilito che la scuola è aperta a tutti, quindi si entra nel fenomeno scolastico dove la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali, oltre che consente le scuole paritarie. Abbiamo e stiamo toccando l'ultimo argomento della giornata, ossia quello dell'arte, ossia quello della scienza, ossia più generale quello della cultura. L'arte da una parte era già stata trattata nei primi articoli, nell'articolo 9, dove lo Stato promuove lo sviluppo culturale, promuove la ricerca scientifica. E nella promozione di queste attività si apre una libertà di insegnamento, una libertà di esplicazione, una libertà di espressione all'interno di manifestazioni artistiche e anche di ricerca scientifica. Per la prima delle due ramificazioni, cioè la ricerca, l'arte, è chiaro che qualsiasi norma si ponesse a regolare l'arte sarebbe in contraddizione con l'arte stessa. L'arte è libertà, l'arte è espressione libera, l'arte è essenza culturale. Nel momento in cui fossero stati posti dei regimi, dei vincoli, delle regole, avremmo parlato di una limitazione. La norma è limitazione vista sotto molti aspetti. La norma è garanzia da una parte, ma è limitazione dall'altra. Quindi questa parte dei rapporti etico-sociali vuol dare spazio alla libertà di esprimersi e anche alla libertà da parte di coloro che ne hanno il supporto culturale della ricerca scientifica.